Cioè, in realtà è come se Roma galleggiasse sempre in un eterno presente in cui ci sono questi tormentoni che non è che non siano, diciamo, fondati, quelli degli alberi che cadono, le buche, i mezzi pubblici che non funzionano, eccetera, saranno tutte cose vere. Però ecco, manca in questa città una riflessione profonda, una memoria su come siamo arrivati a questo punto, sulle responsabilità. C'è anche una rimozione su quello che è veramente l'amministrazione della città, perché noi siamo, come diceva prima, i castigamati, la spina nel fianco dell'amministrazione, però in realtà dobbiamo anche dire che è una situazione talmente complessa e deteriorata che viene da lontano, che è assai difficile anche mettere sul banco degli imputati l'amministrazione del momento. Per adesso ci siamo attivati su due fronti. Quello di cercare di creare una rete dei comitati perché incomincino ognuno ad essere in rete con altri, non per fare coordinamenti o iniziative comuni, ma per aiutarci a vicenda e far conoscere quello che facciamo, perché appunto moltissimi romani non conoscono le centinaia, veramente centinaia, migliaia forse, di realtà cittadine che fanno cose bellissime, positive, che cambiano le cose, ma non riescono loro stessi a farle uscire. La seconda cosa, e questo diciamo è un po' un cercare anche di stimolare l'amministrazione, è che lo spazio pubblico è andato sempre più erodendosi, non ci sono più spazi dove i cittadini si possono incontrare gratuitamente. Noi adesso stiamo lanciando un censimento degli spazi pubblici, vogliamo mettere in rete in ogni quartiere i cittadini in che modo possono accedere a delle sale, degli spazi per fare le loro iniziative gratuitamente. Da decenni questa città non beneficia di una visione. Cosa significa una visione? Significa non concentrarsi sul piano del problema di domani mattina, problema che è per forza emergenza, perché domani mattina non può essere altro. Allora, noi spesso ci culliamo riguardando la storia passata, i 2000 anni e tutto ciò che è successo. Ottima cosa, certamente da non trascurare, studiare la storia ci aiuta a capire, ma poi bisogna avere il coraggio di guardare molto più in là. Allora, molte delle capitali europee hanno ormai un master plan 2030. Roma questo non l'ha mai fatto. Noi stiamo spingendo da tempo perché ci sia una visione, traguardata in questo modo, noi l'abbiamo chiamata 2025-2050. Perché 2050 veramente è una prospettiva di medio-lungo termine. 2025 anche per avere qualcosa che anche quelli come me possono vedere forse. 2050 io non sarò fisicamente in grado di vederlo. Allora, sono fermamente convinto che si possa fare. Come diceva qualcuno, yes we can. Ma credo che questo si raggiunge solo se, cominciando dalle persone che sono qui, soprattutto quelle più giovani, non mollano e non si rassegnano davanti agli ostacoli quotidiani. Allora, dal nostro punto di vista, chiaramente noi siamo un'azienda multinazionale e quello che abbiamo iniziato a fare ormai da alcuni anni è quello di prendere coraggio, perché come dicevamo prima, sai, il mondo delle start-up non deve essere una moda, quindi non deve essere qualcosa solo da raccontare, solo da mostrare, ma poi fondamentalmente quello che serve è che effettivamente si riesca a creare valore, valore tanto per le start-up ma anche per chi ci lavora insieme. Quindi il coraggio è proprio quello, dal punto di vista di una grande impresa, di riuscire a fare il passaggio e andare oltre, quindi oltre la parte poi di comunicazione, di immagine, anche dire sì, ma io con questa startup ci faccio business, le aiuto a crescere. E infatti era interessante anche il discorso che veniva fatto prima, quindi sul ruolo che ciascuno deve avere in questo ecosistema. E chiaramente il nostro ruolo qual è? Il nostro è il ruolo dell'industria, siamo un'industria, quindi quello che possiamo fare è dare un mercato a queste start-up e aiutarle a scalare, perché se è vero che è fondamentale il supporto alla nascita, alla crescita delle piccole attività imprenditoriali, però come dicevamo, per evitare un'alta mortalità quello che serve poi è effettivamente un mercato, serve qualcuno che quelle soluzioni le vada poi a comprare. La nostra visione è mondiale, quindi quello che serve a noi è effettivamente andare a individuare le tecnologie migliori, le soluzioni più innovative e devo dire che sicuramente ne abbiamo anche trovate a Roma, quello assolutamente. Roma, Italia, abbiamo fatto un calcolo recentemente, negli ultimi anni abbiamo dato 20 milioni di euro in
contratti alle startup. Quindi, sai, c'è anche questo ruolo che vogliamo prendere, che non è quello dell'azienda che va a prendere una quota della startup, sicuramente con tutte le parti di blocco che possono derivare, ma quello che facciamo è farle lavorare. Quindi dire: guarda, tu hai un prodotto buono, un prodotto interessante, bene, diventi nostro fornitore e insieme cresciamo. Per creare una startup sono necessari alcuni ingredienti e in questa città ci sono. Il primo ingrediente sono i talenti. Questa città, sapete che è la città più grande d'Europa in termini di numero di studenti universitari. C'ha delle università di eccellenza, eccezionali. Poi magari potrebbero, come dire, tutto può essere gestito meglio, però queste università sono veramente, creano dei talenti, li vediamo tutti i giorni, eccetera. Qui mi rivolgo in particolare alle grandi università, per cui parlo della Sapienza, del Roma 3, Tor Vergata e quant'altro, dove ci sono delle divisioni di informatica, di materie scientifiche che sono veramente, ma devo dire, dovremmo dare i medaglioni sia ai professori che, come dire, agli studenti. Poi ci sono le università, quelle di economia, e prima di tutto devo dire della LUIS, di cui io sono un ex studente, in questi anni è cambiata moltissimo, un'università oggi super aperta. Allora, il primo, diciamo, l'abbiamo smarcato, sono i talenti. Nei momenti di crisi nascono le start-up. Beh, è ovvio che dal 2008 a oggi di crisi ne abbiamo avute più che sufficienza, per cui questi talenti sono sbocciati, molti purtroppo sono andati via, però prendiamola come un'opportunità. Se creassimo qui dentro un vero ecosistema forte, queste persone sono tutte, da mie interviste personali, quando viaggio all'estero, l'80% vuole, se ci avesse possibilità, tornerebbe indietro. E allora vuol dire che sono anche talenti preparati. E questo vi posso dire, che già adesso abbiamo alcune start-up che sono create da talenti di rientro, per cui questo ci rende grandissimo onore. E il terzo erano i capitali. Quando siamo partiti effettivamente non c'era una lira, ma proprio non c'erano soldi, non c'era nulla. E per cui mettevamo noi i primi soldi e abbiamo poi nel 2012-2013 comprato una società quotata che non aveva né attivo né passivo, non aveva nulla. Per fortuna abbiamo conferito le nostre attività e da lì abbiamo sviluppato e con l'accordo con l'Università LUIS, prima ci chiamavamo LUIS Labs, la parte di accelerazione, oggi è l'Eventure, la società quotata, e capitalizziamo circa 20 milioni e abbiamo investito ad oggi circa, noi e i terzi investitori con noi, circa 50 milioni nelle start-up, di cui posso dire l'80% su Roma. Una settimana fa circa 2.000 volontari si sono ritrovati in differenti municipi di Roma per darsi da fare. Questo luogo era Colle Oppio, le attività sono state legate al recupero di un parco, quindi al verde, ma sono state fatte tante altre attività, dal cancellare scritte vandaliche, restituire un parco giochi ai bambini, darsi da fare. Lo dicevo, questa è un'associazione che esiste online. Io, con un po' di presunzione, mi direi che questo, siamo al web 4.0, cioè siamo all'engagement al quadrato, cioè al ritorno alle relazioni umane. Ecco, insomma, si dice che i social media siano molto potenti perché consentano il coinvolgimento delle persone. Ecco, noi dal coinvolgimento passiamo all'azione. Io stesso ho conosciuto i miei vicini di casa dopo che sono diventato admin del gruppo Facebook del mio quartiere. Perché? Perché Retake appunto raduna persone che hanno voglia di darsi da fare, strutturato in 85 gruppi di quartiere a Roma. Solo uno dei gruppi, che è quello che fa da raccoglitore, insomma, delle varie realtà cittadine, ha 50.000 seguaci. È una realtà completamente innovativa, nata a Roma. Questo modello è stato replicato, appunto nasce a Roma ma si è diffuso in 40 città italiane. Adesso siamo alla fase della diffusione internazionale, perché si stanno creando dei gruppi anche in Gran Bretagna, in Spagna e in Grecia. Sono i primi che, insomma, stanno portando al contagio dell'esperienza di Retake. Nella mia vita precedente, lo faccio ancora, ma lo facevo di più, insegnando all'università, ho inventato un hashtag che regalo volentieri a voi, ma che regalo a tutti i giovani, perché ne parlava anche lui di fatto, che è RA-RE-RI.
tra rassegnazione, mai, giusto? Mai.